Che la forza sia con voi. Respira. Ora, allungati. Questa è l'arma di un cavaliere Jedi. Un'arma elegante per tempi più civilizzati. Senti, utile contro i droidi automatici è una cosa, contro i vivi è una cosa diversa. Trova la tua amica. Ci pensiamo. Non permetterò niente di questa cosa. Fare o non fare, non c'è problema. Adesso adempi il destino. Ho bisogno che qualcuno mi aiuti a capire il mio ruolo in tutto questo. Ah, ecco i DLC che sono stati aggiunti. Adoro dire questa frase. Siamo su questa nuova serie, spero lunga, di Lego Star Wars, la saga degli Skywalker. Mi raccomando, supportatela vecchia maniera. È tantissimo tempo che non portiamo una serie Lego. Mi raccomando. Detto questo, partiamo. Lo proviamo su PC perché attenzione che spero che possano esserci svariate cose nuove. Allora, come avrei visto, c'è la possibilità di poter rigiocare tutti i vari livelli. Potremmo andare sia in ordine temporale per ciò che riguarda i film, per ciò che riguarda l'uscita temporale, diciamo, della storia. Personalmente partiamo dalla minaccia fantasma, dal primo, e andiamo avanti. Penso che ce lo possiamo godere in tutto relax. Primo episodio, minaccia fantasma, ho messo tutto al massimo, quindi avremo una qualità spettacolare. Cavaliere Jedi, guardiane della pace e della giustizia, per risolvere il conflitto. Vabbè, siamo pronti. Ero un po' emozionato, quindi per questo non sono riuscito a leggere. I lasciatori del Cancelliere Supremo chiedono il permesso di salire a bordo. Sono ancora inquadrato. Come si spegne? Sì, certamente. Come sapete, il nostro blocco è perfettamente legale. Ho un gran brutto presentimento. Partiamo già così subito. Oh, porca miseria. Perfetto, solleva, vabbè, dai. Se le viette sembrano andare verso la base troppo sensibili, puoi aggiustare la pressione. Vabbè, dai. Abbiamo l'autorizzazione per salire a bordo. È il momento di dare il via al negoziato.
Benvenuti, ambasciatori. Sono TC14. Siamo molto onorati della vostra visita, ambasciatori. Prego, da questa parte. Abbiamo visto che è molto più... Ho ancora un gran brutto presentimento, sai? Non concentrarti sulle tue ansie, Obi-Wan. Mantieni la concentrazione solo sul presente. Ma il maestro Yoda ha detto di porre attenzione al futuro. Ma non a scapito del presente. Poni attenzione alla forza vivente, giovane Padawan. Pardon, un po' esagerato. Mi sono fatto prendere un po' alla mano, scusa. Ambasciatori, da questa parte. Sì. Comunque è molto più in prima persona, cioè in prima persona, in terza persona. Di solito la visuale era un po' più lontana, invece qui... Porca miseria. Scusate. Prendo un po' di tasti per cercare di... Accomodatevi, il mio padrone arriverà presto. Come pensi che accoglierà le richieste del cancelliere questo viceré? È pronto per accogliere un oggetto preciso con la forza. Vabbè, dai. I tipi della federazione sono codardi. Il negoziato sarà breve. E spostare. Una volta che sarà cominciato, presumo. È nella loro natura farci aspettare tanto? No. Sento che hanno una paura sproporzionata a qualcosa di così sciocco come questa disputa commerciale. Che facciamo? Rassettiamo, mettiamo a posto la stanza. Okay. Per chi c'è più? Oh, che figa che sta cosa così. Il viceriano si è detto folgoratevi. No, ha detto gassatevi. No, ha detto. A me non sembra sciocco. Dioxys. Dobbiamo andarcene. Se mi inizia la combo. Ora provo un altro colpo, ok. Mazza. Oh, l'hanno fatto proprio complicato. Prima si potevano fare un paio di mosse e basta, eh. Allora, chissà come funziona il fatto di lanciarlo. Senti al negoziato. Con le nostre spade laser qui la porta anti-blaster non sarà un problema. O potremmo semplicemente aggirarla. Come dovremo procedere, maestro? E ci manca un pezzo. Al passo del combattimento. Come sai che ha sparato dall'altra parte? All'altra parte, bene, dovevo andare di qua, quindi. Mi piace questo fatto del combattimento. Che si possono scegliere tutta una serie di mosse per realizzare le combo. Qua ci sarà parecchio da capire, perché evidentemente ci saranno varie mosse che si potranno fare. Un po' come Lego Marvel Avengers, ve lo ricordate? Ci manca un pezzo, che. Okay. Esercito invasore. Dobbiamo raggiungere il pianeta e avvertire i nativi. Nascondiamoci. Ok, adesso ci buttiamo veramente nella storia. Sa quante cose avranno cambiato, eh? Ne hanno cambiate parecchie. Oh no! Via! Levati di mezzo! Chiama Jar Jar Binks! Mi qui per servirte! Andiamo prima che arrivino altri droidi. Jar Jar, dobbiamo trovare un posto sicuro e avvertire i Naboo dell'invasione. Excuse me, ma il mass sicuro posto? Io penso Otogunga. È la città nascosta. Ci puoi portare là? Dai sta parte. Veloce! Oh, scusami. Mi sono fatto prendere un po' dalla mano. Comunque sì, hanno cambiato tutta la serie di ambientazioni. Tutto molto ma molto diverso. Obiettivamente. Ma tutto qua che c'è. Ok, mappa, mappa, personaggio. Le navi. Tu va sotto acqua ora, Okidei? Mi vuoi avverto. A Gunga non piace, stranieros. Ah, vedi, qua possiamo trovarsi. Non aspettate benvenuto. No, non importa. Non è certo stata una giornata di benvenuti. Ok. Arriva, arriva. Guardavo un po' i potenziamenti, guarda lì.
no. Porca miseria. Evola, fermi là. E io da lì a Capitano Tarpals, m'è tornato? No, ancora, già, già. Tu ora va da boss. Tu in gran guaio è stavolta. Maglioccat. Già, già, c'è qualcosa che puoi dirci? È imbarazzante, ma... Miso è stato messo a bando. M'è dimenticato. Sembrerebbe qualcosa che vale la pena ricordare. Come ho detto, senza cervello. C'è una spada laser. Potresti illuminarci sul perché ti hanno bandito? Jajar Koffo Shemos, lui banca i flipper pongo personale de boss. Io ho già detto, era un accidente. Sì, Jajar toglie le mani accidentalmente da volante per prendere sabolito scarafaggio. Vai Jajar, vai. Ah, la meditazione era adesso spettacolare, eh? Mamma mia. Ah, ok, questa cosa l'hanno fatta. Ah, beh, si può spostare sia con sinistra che con destra. Però so perché, ma con destra mi sa più di figo. Con la levetta analogica. Tu vai. Porca miseria, ti sei lanciato. Arrivo, arrivo, Un esercito di droidi è in procinto di attaccare i Naboo. Hanno un nuovo genio di Naboo. Dobbiamo avvertirli. Nuve darvo un bongo. Lo mas velox per andera in Naboo? Estu paspur centro du pianeta. E che cosa ne sarà di Jajar Binks? Porta via Elo! Ci stiamo dando informazioni, ok. Ah, per avere più informazioni. Ok, sui vari personaggi. Anche questa l'hanno cambiata, eh. Vabbè, fa niente. Hanno reso anche a questo punto le indicazioni anche un po' più semplici su dove andare, che cosa fare, che cosa raggiungere. Tu sabes che non hanno incastrato, sì? Aspur centro del pianeta. Gros periglo. Ecco! La porta è schiusa. Ma permite farami. Ti preoccupano di più i tuoi trascorsi con i sottomarini. Sta tranquillo, non sarà lui a guidare. Ah, ok, mi hai cambiato personaggio. Sono un po'. Ve l'ho detto, dico, su alcune cose cerco di capire un po' meglio, perché è una cosa banale il fatto di cambiare il personaggio, però. Sembra molto diverso. Inserisci una direzione. Ah. Questa pure è nuova. Vues muy matti voler attraversare il centro del pianeta. Ecco vostro sbongo. Pronto? Beh, adesso sono molto piacevolmente sorpreso, perché comunque... ci guiderà. Forza? Oh, no, no, no! Presto, spara! Porca miseria. Dobbiamo sbarazzarci di questa creatura. Spara, Obi-Wan. Oh, io voglio! Il fatto maxi errore! Che vero, abbiamo... No, cerco di non beccare il mini-click, magari eventualmente. Solita storia, lo sapete benissimo.
arrestare a Otto Bunga. L'ho becchiato, no? L'ho becchiato, mi dichitta alla fine, vabbè. C'è sempre un pesce più grosso. Dove sta? Non lo vedo. Ah, sta ancora indietro? No, se n'è andato. Scappa attraverso... Che è successo? Ah, se n'è andato. Ah, ne arriva... Abbiamo energia. Calma, non siamo ancora nei guai. Follia! Secondo te quando noi in guai? Doppiaggio spettacolare, ma... Questo lo sapevo già, eh. L'energia è tornata. Porca... Ritornato! Avanti a tutta velocità. Mi dice che il centro del pianeta è Gross Periclo. Il tuo ottimismo travolgente è davvero incoraggiante, Jaja. Mazza, quanti mini... Questa esplode, questa, no? Sta giocando con noi. Già, ma possiamo danneggiarlo comunque. Abbiamo scansato. Il nostro amico ha di nuovo fame. No, aspetta! Adorabilitudine! Troviamo la regina. Vittoria! Stupida sedia! Un pesce più grosso. Ok. Ah, livello che abbiamo completato. Partita libera, sbloccata. Anzi, questo l'hanno fatto completamente diverso, eh. Livello sfide. S follia, scuola tutte le quinte, specifiche. Ah, tutte le sfide che abbiamo fatto. Ne abbiamo mancate soltanto mini kit. Penso di averne presa forse una soltanto. Vabbè. Personaggi che abbiamo sbloccato. Usare i mattoncini e capri. Questa era la novità che avevano messo per migliorare le tue abilità. Premi per aprire l'olo proiettore e consultare la scheda potenziamenti. Ok, vedi, potenziamenti proprio per sanzionare potenziamenti base. Ok, scatto veloce. No, per adesso è soltanto questo. Quindi premuto A. Ok. Potenziamento è ora attivo, torna dopo aver trovato altri mattoncini caper e gettoni per far salire di livello scatto veloce o sbloccare nuovi potenziamenti. È un po' come i giochi qui là, diciamo, un po' più complicati, vai. In pratica così faccio scatto veloce, ma lo potevo fare anche con questo scatto. No, con questo va ancora più veloce, tengo premuto A. Sì. Penso di sì. Vabbè ragazzi, io penso che questa parte la possiamo terminare qui, no? Vediamo un pochettino, perché magari posso andare un po' più avanti, vi faccio vedere un po' l'ambientazione. Perché di qua sicuramente si andrà avanti con la storia. Penso di portarvi lo stesso oggi anche un altro episodio. Scrivetemi sotto nei commenti cosa ne pensate, mi raccomando. Ci vediamo sempre al prossimo video. Bye!